Siamo a Milano, una delle più importanti città italiane. Yekaterina Tiurina è una ragazza russa e, anche se la città è molto bella, lei si trova a Milano contro la sua volontà. 6 mesi fa, durante una vacanza con il marito e i figli, è stata arrestata in spiaggia dalla sezione italiana dell'Interpol, con l'accusa di truffa ai danni dello Stato russo, mentre suo marito, 4 mesi più tardi, è stato arrestato dalle forze speciali della città di Praga e accusato di omicidio. Una parte delle autorità russe, con pieno disprezzo delle fondamentali regole di diritto e civiltà, stanno facendo di tutto per riportare in patria e punire questa coppia, ritenuta a sproposito criminale. L'unica colpa dei coniugi è quella di aver ereditato una proprietà nel centro di Mosca. L'estate scorsa siamo venuti a fare una settimana di vacanza al mare, a Lignano Sabbia d'Oro. Il terzo giorno della nostra permanenza sono arrivati 2 poliziotti in albergo. Dopo pranzo, quando i bambini erano in camera a riposare, mentre io e mio marito eravamo seduti in terrazza, i poliziotti si sono avvicinati a me, mi hanno chiamato per nome e cognome, pregandomi di seguirli, vietando di prendere altri oggetti personali o vestiti con me, e mi hanno portato nella prigione della città di Trieste. Sono rimasta in prigione 4 giorni, dopodiché, grazie agli sforzi dell'avvocato, sono stata liberata con l'obbligo di dimora presso il comune di Trieste, dove sono rimasta per 6 mesi. Questo film è stato girato con un unico obiettivo: rendere pubblica questa tragica vicenda, anche dietro consiglio degli avvocati, al fine di salvare la vita di Ildar e Katia, per dare loro la possibilità di raccontare la propria storia. I giudici non hanno ancora capito la tragedia che si cela dietro questa richiesta di estradizione, che loro dicono essere solo un atto formale. Noi vogliamo raccontare anche alle persone comuni cosa sta accadendo. Katia, in cosa consiste realmente questa storia? Questa storia è iniziata più di 20 anni fa, quando la madre di mio marito, assieme ai propri collaboratori, privatizzò il negozio nel quale lavoravano. Lei era la direttrice del negozio, di cui deteneva oltre il 50% delle quote. Il negozio si trova nel centro di Mosca, ha un'area di circa 3.000 metri quadri. Attualmente il negozio ha un valore di circa 30 milioni di dollari. Nel 98 mia suocera è morta e la proprietà è passata a mio marito. Da quel momento mio marito fu sottoposto a pressioni di vario genere affinché cedesse quello che possedeva. A causa delle continue minacce, decidemmo di trasferirci all'estero. Mio marito decise di cedere le quote che possedeva a sua zia. Nel 2002 la zia di mio marito divenne direttrice dell'azienda. Da quel momento la questione passò sul piano giuridico. I soci di minoranza cercarono di rivedere le quote della società, avviarono delle denunce coinvolgendo le autorità giudiziarie e tutte queste diatribe giudiziarie le provocarono dei gravi problemi di salute, tanto che lei decise di passare a me le sue quote sulla base di un regolare contratto di donazione. E poi? Nel 2005 la zia di mio marito muore. I soci di minoranza, che possedevano meno del 12% delle quote della società, decisero di mettere in dubbio l'autenticità della firma sul documento, che loro avevano saputo di questo documento solo dopo la sua morte. Questo è il documento, sulla destra c'è la firma della zia, causa di tutto lo scontro.
Abbiamo vinto quattro processi in tribunale che hanno stabilito la legalità del passaggio delle quote a me sul fatto che gli istanti di questa istanza non avessero nulla da pretendere. Dopo quattro processi civili persi, i soci della società decisero di avviare un processo penale incolpandomi di aver falsificato il contratto di donazione. Noi abbiamo a disposizione i documenti che mi danno ragione, con le perizie delle firme, che sono state realizzate sia in Russia sia in tre paesi europei. C'è l'erede diretto, che era presente alla firma di questi documenti, la figlia della zia, e che nulla ha a pretendere su queste quote. Ciononostante, gli organi giudiziari non prendono neanche in considerazione queste circostanze e portano avanti il processo giudiziario penale. La perizia inglese, oltre a aver verificato l'autenticità della firma, ha verificato anche l'autenticità della carta. La perizia inglese ha individuato due firme, una autentica e la seconda in rilievo sul foglio di sotto, il che certifica che c'erano inizialmente due documenti. Il procedimento penale riconosce i soci di minoranza come parte lesa, anche se di fatto l'unica parte lesa può essere la figlia della zia, che era peraltro presente alla firma dei contratti e che non ha nessuna pretesa nei miei confronti. Se negli anni 90 in Russia erano i banditi a confiscare gli immobili, oggi avviene anche con l'appoggio della parte corrotta dello Stato. In Russia avviene così. Il giudice istruttore sospetta una persona di aver commesso un determinato delitto, la persona viene imputata, dichiara un'ordinanza di inchiesta, innanzitutto interna e successivamente internazionale, senza neanche comunicare ciò al tuo avvocato. Qual è il suo commento in merito? Io ero in vacanza in Italia, non avevo la più pallida idea di essere oggetto di un'indagine federale e tanto più internazionale. Nei confronti di mio marito è stata impiegata la stessa tecnica per riportarlo nel paese, quindi è stato innanzitutto sospettato, quindi imputato. È stato spiccato un mandato di cattura interno e internazionale per il solo fatto di non essersi presentato al processo. Nel suo caso si è trattato di un'imputazione più pesante. Sia mio marito è stato sospettato di aver organizzato un omicidio. Nel 2002 a Mosca è stato commesso un omicidio e sono state trovate le persone che hanno commesso questo omicidio. Sono state portate in giudizio e condannate. Adesso mio marito è stato designato come organizzatore di questo delitto. È curioso che un procedimento giudiziario chiuso da tempo sia stato riaperto dopo così tanto tempo. Sulla base della testimonianza di una donna di servizio ormai ottantenne, socia di minoranza, origine delle cause civili e penali contro di me e oggi testimone fondamentale nella causa di omicidio contro mio marito. Come hanno arrestato suo marito? Che ne è di lui? Dove si trova adesso? A fine dicembre mio marito è stato arrestato nella nostra abitazione a Praga da parte dei servizi speciali con l'ausilio di un elicottero con un grande rumore nel posto stesso dove abitiamo. Sono particolarmente felice del fatto che sia nel caso del mio arresto che nel caso dell'arresto di mio marito non fossero presenti i nostri figli, i bambini, perché sarebbero stati traumatizzati in modo indelebile per il resto della loro vita. Questi metodi di arresto così violenti, a mio parere, sono eccessivi, perché mio marito si trovava a casa e non sfuggiva certo all'inchiesta, così come io, quando ero, mi trovavo in vacanza con la mia famiglia in Italia. È paradossale che sia nel caso mio che di mio marito i nostri avvocati russi non siano stati informati in merito a quanto stava accadendo, a differenza della procuratura italiana e della Repubblica Ceca che sono state messe al corrente molto rapidamente. Dopodiché è stata avviata una campagna informativa sui media russi molto attiva. Le fonti di queste informazioni derivavano dagli stessi organi giudiziari. Oltre agli eventi ufficiali legati al nostro arresto, vennero pubblicate una serie di favole in merito al fatto che io ero sfuggita all'Interpol italiana in Austria.
o che io avessi commesso dei delitti molto gravi nei confronti dello Stato russo. In questo modo la stampa ci riunì in un'unica famiglia criminale. Cosa significherebbe riportare lei e suo marito in Russia? Provi a pensare, era necessario coinvolgere l'Interpol, avviare tutte queste azioni internazionali nei confronti miei e di mio marito per risolvere la questione della distribuzione delle quote di un'azienda. Il motivo è molto più serio. Stiamo parlando di un edificio nel pieno centro di Mosca che costa milioni di dollari. Se io o mio marito ci troveremo in prigione in Russia, saremo costretti a rinunciare alla proprietà. Saremo paralizzati in Russia, lontano dai nostri figli e senza nessuno che ci possa aiutare. Che difficoltà stanno affrontando i vostri avvocati russi? Gli avvocati si trovano costantemente sotto pressione. Sono state ordinate anche alcune perquisizioni presso gli studi degli avvocati e anche nelle abitazioni degli stessi. Hanno cercato di portare via gli originali dei documenti in questione. I nostri avvocati hanno rivolto più volte delle proteste alle strutture superiori. Le proteste dei nostri avvocati non solo non sono state neanche prese in considerazione, ma di fatto sono tornate agli stessi organizzatori di tutto. Abbiamo anche scritto una lettera al presidente della Federazione Russa, Putin, affinché ci proteggesse da questa ingiustizia. Il presidente ci ha risposto rimandando il tutto al tribunale che aveva messo in piedi tutta la cosa. Dove sono i vostri figli adesso e chi se ne occupa? I nostri figli sono a casa e se ne occupa mia madre, di 75 anni, una persona malata e anziana. I miei figli non sanno cosa stia accadendo a me e mio marito. I miei figli per 6 mesi hanno completamente perso di vista i genitori e adesso sono sotto stress e hanno paura. Per fortuna, a uno dei miei figli è stato permesso di venirmi a trovare a Milano, in modo tale che io possa passare con lei qualche tempo. È la mia figlia minore. Gli organi di potere italiani, come hanno preso il suo caso? Gli organi di potere italiani trattano il mio caso in modo esclusivamente formale, in quanto è stata firmata una convenzione di estradizione. Di fatto non vogliono entrare nel merito della questione. In primo grado il tribunale ha deciso per l'estradizione. Oggi come oggi l'ultima mia speranza risiede nella Corte Suprema di Cassazione. Il 4 marzo 2015 a Roma si terrà l'udienza suprema di appello nei confronti di Ekaterina Tiurina. La città che molti secoli fa decideva dei destini delle persone deve risolvere una questione tecnica piccola piccola, osservare la convenzione firmata con la Russia e rilasciare il sospetto, oppure, per l'eccezionalità del caso, non consegnare questa persona. I poteri russi, in che modo hanno giustificato la sua colpevolezza nei confronti del tribunale italiano? È stata presentata la conclusione del giudice istruttore in cui descrive in che modo e in quali condizioni io ho compiuto il delitto e sulla base di cui è stata emessa la decisione, la sentenza del tribunale Tverskoi relativa al mio arresto. Non è stata presentata alcuna prova concreta della mia colpa e semmai questa fosse esistita, gli avvocati italiani mi hanno spiegato che sarebbe stata prescritta. Katia, lei sa chi vuole portarle via la proprietà? Concretamente no, perché le persone che si occupano di edifici di questo genere non si manifestano. Indubbiamente queste persone stanno molto in alto perché dove noi abbiamo inviato le nostre proteste, dovunque abbiamo trovato le porte chiuse. Cosa c'è di comune fra la sua storia e il soggetto del film Il Leviatano? Come il protagonista principale del Leviatano, anche noi non abbiamo la possibilità di difendere la nostra proprietà. Si mette in moto la macchina dello Stato e ti porta via la proprietà e la vita privata. C'era una famiglia. La madre è in prigione, il padre è in prigione, i figli non si sa dove stiano, la casa non c'è più, proprio come nel film. Questa è mia figlia Carnelia.
Noi vorremmo manifestare la nostra riconoscenza ai creatori di questo film, ai nostri avvocati, agli amici che ci sostengono e ci aiutano, e a voi che avete visto questo film, perché più persone avranno visto il film, maggiore saranno le garanzie per la nostra sicurezza. Grazie di tutto. Ecco il sito dell'Interpol nel quale sono elencati i criminali russi. Qui sono descritti nel dettaglio i loro delitti. In molti casi semplici sospetti, ma in caso di cattura dei soggetti si apriranno nuovi casi, Katia e Ildar. Ultimamente è comparsa una nuova ondata di traditori della patria russa, di assassini, di truffatori che fuggono all'estero. Grazie alla convenzione, l'Interpol ricerca queste persone per rispedirle in patria. Come se non bastasse, lavorando come assistente al caso, non deve andare troppo a fondo sul fatto se dietro alla ricerca sussista un delitto reale. Esistono già molti casi in cui i sospettati sono stati consegnati e deportati, facendo una brutta fine. Come molti sono anche i casi in cui il Tribunale europeo ha avviato delle inchieste contro la Russia per violazione dei diritti dell'uomo. Nessuno sa come finirà questa storia. Adesso è difficile dire cosa sarà di Katia, Ildar e dei loro figli. Certo è che se prossimamente all'indirizzo Sadova Triunfalnaya 22/31, nel pieno centro di Mosca, cambierà il proprietario, ciò significa che l'obiettivo di tutte queste azioni organizzative al fine di imputare Katia e Ildar, chiamando in causa tribunali russi e stranieri, i media, l'Interpol, è assai banale e semplice. Questo locale commerciale, dall'area di 3.000 metri quadri nel centro di Mosca, dal valore di 30 milioni di dollari. E come nel film Il Leviatano, nominato all'Oscar, il personaggio principale si sente dire: restituirti la tua casa? No, mi dispiace, questo proprio non si può fare. È questione di interessi.